Luciano Cesaretti, mister del Borgo Rosso, oggi anche come al solito nelle feste di giocatore, una partita che è terminata 1-1, un risultato che serve solamente a smuovere la classifica ma che non fa comodo di fatto a nessuno delle due compagini. Non fa comodo, siamo all'inizio della stagione, quindi non so dirlo se non fa comodo. Dico soltanto che mi è capitato di affrontare la Lokomotiv tante volte in questi anni e l'ho vista giocare molto meglio in altre occasioni. Noi, nonostante una Lokomotiv diciamo meno brillante rispetto ad altre volte, siamo riusciti a non vincere buttando via un gol di vantaggio e sprecando tanto, senza giocare bene, per carità. Non è che abbiamo fatto chissà quale partita, però abbiamo, credo, avuto tante palle gol rispetto agli avversari che di fatto hanno pareggiato su un calcio di rigore. Specialmente nella prima... Non so a sindacare sul rigore, però il nostro ragazzo lì non sarebbe dovuto proprio intervenire. Poi vabbè, ognuno ha le sue considerazioni sul rigore. Specialmente nella prima frazione di gioco abbiamo visto le fasce molto 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 presenti nelle azioni di gioco, con Venale che giocava praticamente a tutto campo, ha trovato poi un grandissimo gol. Sì, però questi ragazzi che ci possono dare qualcosa in più non hanno ancora una condizione tale per poter giocare tutta la partita. Avrei visto che Venale l'ho tolto nel primo tempo, Tocci ha avuto i crampi nel secondo, quindi siamo così, diciamo, un po' col freno a mano tirato. Però ripeto, eravamo andati in vantaggio e abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare, non abbiamo segnato e poi capita l'episodio. Non doveva capitare in quella situazione perché si doveva evitare di intervenire, e poi c'è la mare in bocca, insomma, per il rigore. Però ecco, colpa nostra che non abbiamo vinto questa partita. Ringraziamo mister Cesaretti per l'intervento post gara, gli auguriamo buon proseguito torneo.